Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento settimanale con Vivere l'Europa e come da qualche puntata stiamo facendo sempre, l'apertura è dedicata sempre alla grave crisi economica che ogni giorno che passa si fa sempre più disastrosa, più difficile per tutti i paesi, non solo europei, ma a livello planetario. È proprio di poche ore fa la notizia che la Banca Centrale Europea ha tagliato il costo del denaro di 0,5 punto percentuale, portando quindi il tasso percentuale dal 2 all'1,50%, toccando così il minimo storico da quando la BCE controlla un po' la situazione monetaria nei paesi dell'UE. Lo ha deciso questo ribasso del tasso di sconto, lo ha deciso il Consiglio Direttivo dell'Istituto Centrale a Francoforte. La decisione era comunque ampiamente attesa dai mercati finanziari. La Banca Centrale Europea ha tagliato anche di 0,5 punto il tasso sui depositi, portandolo dall'1 allo 0,50%, e quello marginale portandolo dal 3 al 2,50%. Questa come apertura, ma questa decisione della Banca Centrale Europea scaturisce proprio da tutte le riunioni, gli incontri che si stanno facendo a Bruxelles in questi giorni e in questa ultima settimana. Domenica c'è stata una riunione del vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, ma prima di questo incontro 9 paesi dell'ex cortina di ferro, ex comunisti, sono riuniti perché volevano proporre delle cose che in sostanza non sono state accolte dagli altri paesi. Quindi per ora non c'è stata la rottura tra i paesi dell'est entrati 5 anni fa nell'Unione Europea e i paesi occidentali dopo questa riunione di domenica scorsa del Consiglio Europeo, riunione che si è tenuta a Bruxelles. In effetti i paesi dell'ex blocco comunista hanno un deficit che rappresenta una bomba a orologeria per tutti i paesi, i 27 paesi dell'UE, ed hanno chiesto un intervento finanziario di almeno 200 miliardi di euro. Per rafforzare di più la loro posizione, domenica mattina, prima di partecipare al vertice di tutti i capi di Stato e di Governo, questi i rappresentanti, i capi di Governo dei paesi dell'Est, si sono riuniti nella sede diplomatica della Polonia per studiare una strategia unica. La nuova Europa, guidata da Ungheria e in parte Austria, era quindi decisa a chiedere ai partner europei un maggior aiuto per le proprie banche e per le loro economie. Budapest, in particolare, aveva chiesto di mobilitare delle risorse per l'Est, tra i 160 e i 190 miliardi di euro rispetto ai 24 miliardi e mezzo di euro già tirati su dalla Banca Europea per gli investimenti, dalla Banca Mondiale. Un'elemosina, è stato detto da molti, soprattutto da parte della Ungheria. Intanto rientrata questa protesta dei paesi ex comunisti, i 27 hanno trovato un parziale consenso anche sul destino degli asset tossici delle banche, quadro comune coordinato a livello europeo, ma massima libertà degli Stati membri su come valutarli o trattarli, se procedere cioè alla creazione di una bad bank che li comprenda o se andare avanti con altre misure come ad esempio le parziali nazionalizzazioni. Questo spetta ai singoli governi nazionali. La Francia non ha dubbi, ha detto il presidente Sarkozy, nessuna bad bank, preferiamo incoraggiare le banche a concedere prestiti ai contribuenti. Fare una bad bank oggi significherebbe, ha detto Sarkozy, nazionalizzare le perdite, penalizzando quindi solo i contribuenti. Nella conferenza stampa tenuta dopo il summit, il presidente di turno dell'UE Topolánek e quello della Commissione europea Barroso hanno sintetizzato le decisioni adottate. Topolánek ha annunciato che il primo intervento riguarda la riattivazione del credito del sistema bancario attraverso il trattamento dei titoli tossici, che dovrà essere, ha detto, in linea con gli orientamenti già forniti dalla Commissione europea e nel pieno rispetto delle regole di concorrenza.
Secondo punto concordato in questo vertice europeo è che la sostenibilità delle finanze pubbliche deve essere in linea con il patto di stabilità e di crescita. Il terzo punto sarà la riscoperta del mercato unico con il secco rifiuto di ogni forma di protezionismo, che non è una risposta giusta all'attuale crisi. Ricette queste che verranno integrate nelle decisioni del G20 che si terrà a Londra il prossimo 2 aprile, dove la risposta europea si confronterà con quella degli altri paesi e soprattutto con quella degli Stati Uniti, ma che potrebbero non andare bene per la nuova Europa, quella dei paesi dell'Est, uscita con la bocca amara dal vertice di domenica a Bruxelles. Oggi ha commentato alla fine del vertice il Presidente Barroso: ci siamo trovati d'accordo nel dire che non vi è alcun caso nell'UE che possiamo considerare come protezionista. I leader dei 27 paesi si sono comunque trovati d'accordo su un quadro comune per il trattamento dei titoli tossici. Un'intesa, ha detto Sarkozy, che lascia grande flessibilità sulla determinazione dei titoli interessati. Intanto la situazione si fa sempre più difficile, ecco l'intervento di oggi lo stesso della Banca Centrale Europea, perché se è vero che domenica scorsa si è discusso soprattutto della richiesta di intervento dei paesi dell'Europa orientale, resta che la drammatica situazione degli altri paesi dell'Europa rischia di trascinare in questo gorgo pericoloso come anche paesi della vecchia Europa, come la Germania, l'Italia, l'Austria, la Svezia, esposti sui nuovi mercati del credito a Oriente, nell'Europa orientale. Ma ci sono anche paesi della zona euro, i 16 paesi della zona che adottano la moneta unica, a rischio fallimento, come l'Irlanda e la Grecia, ma anche l'Austria, molto esposta con le banche dell'Europa dell'Est. C'è chi parla che si è esposta sul 70% del proprio ammontare. Una soluzione dovrà essere trovata più presto, perché il problema dovrà essere affrontato nel prossimo vertice europeo fissato per il 19 e il 20 marzo. Infatti lo smottamento dei paesi dell'Est e del Centro Europa rischia di essere una nuova tempesta che si aggiunge a quella già disastrata dei paesi, alla situazione disastrata dei paesi della vecchia Europa. Escludendo la Russia, ecco qualche esempio. L'ammontare delle risorse estere per l'area dell'Europa dell'Est tocca la cifra di 1.000 miliardi di dollari, di cui 200 miliardi in scadenza nel corso di questo anno 2009. Nell'elenco di chi rischia di più per il forte peso dell'area ci sono la Erst Group, una banca, un gruppo austriaco, con il 65% dei suoi ricavi che vengono dall'est. Ci sono alcune compagnie telefoniche europee. Tra le banche spicca una banca irlandese, l'italiana Unicredit, con il 32% del giro di affari che proviene dall'area dell'Europa orientale, seguita dalla Dexia, una banca belga lussemburghese, e della Intesa San Paolo, sempre italiana. Nutrita anche la pattuglia dei titoli automobilistici, con Renault, la francese, al primo posto, che fattura il 20% dei suoi ricavi nell'est del continente. Poi c'è la Volkswagen, Peugeot e Fiat, che seguono con cifre intorno al 10%. Intanto, in questa situazione abbastanza difficile e disastrata, diremo, il Presidente della Commissione europea, Barroso, ogni giorno si trova a dover gettare acqua sul fuoco delle polemiche seguite dopo che il vertice, quello di domenica, ha deluso le aspettative dei paesi dell'Est, per evitare il rischio di alzare un'altra cortina, questa volta non la conosciuta cortina di ferro, ma una cortina economica e sociale fra le due Europe, tra la vecchia Europa, cioè, e quella che è uscita dal fallimento della politica comunista nel 1989, 20 anni fa. Nella conferenza stampa, proprio ieri ha tenuto un'altra conferenza stampa, Barroso
ha detto che l'Eurozona, cioè i 16 paesi che adottano una moneta unica, è pronta a intervenire nel caso in cui uno dei paesi dell'area fosse in difficoltà. Ed ha aggiunto, stiamo considerando tutte le opzioni, stiamo monitorando la situazione nella zona euro e al di fuori e sono sicuro che saremo in grado di rispondere a ogni difficoltà. Barroso ha quindi spiegato che se ci fosse un problema nell'area della zona euro ci sono gli strumenti per agire. Il Presidente Barroso ha anche aggiunto che entro fine maggio la Commissione europea presenterà un pacchetto di proposte sulla vigilanza finanziaria in linea con le indicazioni del gruppo dei saggi guidato da Jacques de Larosière, di cui abbiamo parlato nella precedente puntata. Egli ha quindi detto che occorre ripristinare la fiducia nei mercati creando un sistema di vigilanza che tenga conto anche dell'etica. La Commissione europea ha fatto proprie le indicazioni del gruppo dei saggi de Larosière, che prevede la creazione di un sistema di supervisione finanziaria e di un consiglio per monitorare i rischi sistemici nell'area dell'euro. Le nuove regole dovrebbero essere operative a partire dal prossimo anno. Ed ora passiamo ad un altro argomento, anche se connesso strettamente con la crisi economica. Parliamo della situazione occupazionale in Europa. Sul fronte degli effetti della crisi sull'occupazione ci sono cifre molto preoccupanti. Lo ha detto il Presidente Barroso sottolineando che per quest'anno si prevede una flessione dell'occupazione nei 27 paesi dell'1,6%, equivalente alla perdita di 3 milioni e mezzo di posti di lavoro. Le prospettive per il prossimo anno sono ugualmente inquietanti, ha precisato Barroso, e ha detto che il tasso di disoccupazione nel 2010 potrebbe addirittura raggiungere il 10%. Sono numeri già molto preoccupanti, ha detto il Presidente della Commissione, ai quali non intendo aggiungere commenti che potrebbero alimentare un ulteriore inutile allarmismo. E rispetto al 10% di tasso di disoccupazione in Europa, adesso vediamo un servizio che porta dei dati ufficiali di Eurostat, che è l'istituto statistico dell'Unione Europea, in cui parla della situazione dei disoccupati in tutta Europa con dati relativi al 2007. Quindi, chiaramente i dati che ascolteremo fra poco sono relativi e sono ufficiali del 2007, mentre Barroso addirittura ha parlato che presto potremmo raggiungere il 10%. Ecco il servizio. Il tasso di disoccupazione nella zona euro è ancora aumentato a gennaio scorso per raggiungere l'8,2%, il più alto livello raggiunto dal settembre 2006 con 250.000 disoccupati in più del mese precedente. Lo ha comunicato l'Eurostat, l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea. Complessivamente sono 13.036.000 i disoccupati a gennaio scorso nei 27 paesi dell'UE. A dicembre la disoccupazione era salita all'8,1% secondo Eurostat, che ha rivisto di uno 0,1 la sua precedente rilevazione. La disoccupazione aveva toccato all'inizio del 2008 un tasso storicamente basso del 7,3%, ma ha cominciato a salire regolarmente dall'estate scorsa, quando la situazione economica ha iniziato a degradarsi. Fra le principali economie della zona euro, il tasso di disoccupazione più alto è stato registrato a gennaio scorso in Spagna, 14,8% rispetto al 14,3% di dicembre. In Germania si è passati dal 7 al 7,3% e dall'8,2% all'8,3% in Francia. A gennaio scorso il tasso di disoccupazione giovanile per i ragazzi compresi dai 16 ai 25 anni ha raggiunto il 16,9% nei 16 paesi della zona euro e il 17% in tutta l'Unione Europea. A gennaio 2008 si registrava rispettivamente il 14,6% nella zona euro e il 14,7% nell'Unione. I tassi più bassi sono stati registrati nei Paesi Bassi,
5,5%, e in Austria 7,9%, i più alti in Spagna 30,4% e in Ungheria e Svezia 22,9%. Ed ora mandiamo in onda la consueta rubrica da Bruxelles e Strasburgo su alcune notizie che provengono sia dalla Commissione e sia dal Parlamento. Per esempio, la Commissione europea ha deciso che Internet, e quindi la banda larga, entro il 2010 dovrebbe essere operante in molte, anche nelle zone rurali. C'è stata una protesta dei camionisti contro l'Unione Europea che sta modificando gli orari di lavoro per i privati e non per i dipendenti. Poi c'è una campagna, questo interessante, proprio alla vigilia della Festa Internazionale della Donna, una campagna contro la disparità retributiva fra uomini e donne. Ecco, vediamo questa rubrica da Bruxelles e Strasburgo. Marian Fischer-Boel, commissaria europea responsabile dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, ha affermato che molti sono d'accordo nel sostenere che nel XXI secolo non si può vivere senza tecnologie dell'informazione e della comunicazione, certamente non in ufficio, ma forse nemmeno a casa. Perché le zone rurali dovrebbero avere un accesso non omogeneo a questi strumenti? Se vogliamo impegnarci seriamente affinché le nostre zone rurali siano prospere e vitali, dobbiamo aiutare tutti a trarre il massimo dalle tecnologie moderne. Secondo la Commissione, offrire l'accesso a Internet al 30% della popolazione rurale dell'Unione Europea, che ne è ancora privo, dovrebbe essere una delle priorità per raggiungere l'obiettivo della banda larga per tutti entro il 2010. Migliorare la connettività Internet è un passo importante per favorire una rapida ripresa economica. La Commissione ha spiegato come intende utilizzare i propri programmi di sostegno per favorire le reti e i servizi Internet nelle zone rurali e ha invitato gli Stati membri a fare lo stesso. Un adeguato accesso a Internet contribuisce a diminuire l'isolamento e ad aumentare la competitività di aziende agricole e imprese, soprattutto piccole e medie imprese, nelle zone rurali, grazie all'accesso ai mercati internazionali e alla possibilità di svolgere la propria attività in modo più rapido ed efficace. Nel frattempo il Parlamento europeo e il Consiglio stanno discutendo la proposta della Commissione di destinare un ulteriore miliardo di euro tramite il Piano europeo di ripresa economica per diffondere maggiormente Internet ad alta velocità in tutte le regioni d'Europa. Quattrocento camionisti hanno protestato per le strade di Bruxelles contro un progetto di direttiva per rendere più flessibile l'orario di lavoro. La misura porterebbe i camionisti che lavorano per conto proprio a poter lavorare fino a 86 ore per settimana contro le 48 previste per i camionisti dipendenti. Alla Commissione europea dicono che non c'è un limite per i camionisti che lavorano per conto proprio, che il provvedimento riguarda i camionisti dipendenti e questo non è bene per la concorrenza. Il divario potrebbe indurre i datori di lavoro a incentivare i dipendenti a licenziarsi e aprire la partita IVA. Con la possibilità di modificare gli orari, alcuni datori di lavoro potrebbero essere tentati di far cambiare lo status dei lavoratori da dipendenti a autonomi, portandoli di fatto a lavorare di più, cosa inaccettabile. La direttiva al vaglio della Commissione Affari Sociali dell'Europarlamento sarà votata in sessione plenaria dal Parlamento europeo. La Commissione europea ha lanciato martedì una campagna in tutta l'Unione europea contro le disparità retributive tra uomini e donne. Complessivamente, nell'intera economia europea, le donne guadagnano in media il 17,4% in meno degli uomini. Al centro della campagna, lanciata nel contesto dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, per sensibilizzare al problema della disparità salariale, discuterne le cause e i modi di risolverlo, c'è il semplice concetto di stesso guadagno per un lavoro dello stesso valore. La disparità retributiva tra i sessi ha svariate cause e richiede soluzioni a più livelli. Per affrontarla occorrono iniziative in tutte le direzioni e l'impegno di tutte le parti interessate, dai datori di lavoro e dai sindacati alle autorità nazionali e ai singoli cittadini.
La campagna mira a informare sui motivi per cui le donne in Europa continuano a guadagnare meno degli uomini e in misura così ampia, e su quanto è possibile fare in proposito, affermato Vladimir Spidla, commissario Unione Europea alle pari opportunità. Ed ha aggiunto, in questo momento della nostra vita economica, la parità tra uomini e donne è più importante che mai. Solo se raccogliamo il potenziale di tutti i nostri talenti possiamo fare fronte alla crisi. Lo stesso salario per lo stesso lavoro è uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, sancito dal Trattato di Roma del 1957. Ma perché allora nell'Unione Europea esiste sempre una disparità retributiva del 17,4%? Quante lingue romanze ci sono e quanti locutori hanno? Come si possono migliorare i metodi di apprendimento di queste lingue? Per discutere sul futuro comune delle lingue romanze nell'Unione Europea e nel mondo, la Direzione Generale Traduzione della Commissione Europea e la rappresentanza di questa istituzione in Spagna organizzano dal 12 al 13 marzo 2009 a Santiago di Compostela la conferenza Lingue Romanze, Traduzione, Multilinguismo e Costruzione Europea. Nei due giorni di conferenza prenderanno la parola esperti ed accademici di chiara fama, provenienti da Spagna, Francia, Portogallo, Italia e Romania, per discutere con gli esponenti di organizzazioni internazionali, Commissione Europea, Consiglio d'Europa, UNESCO, del ruolo delle lingue romanze nella costruzione europea, della loro importanza per l'economia e del loro sviluppo grazie alle nuove tecnologie. In un mondo sempre più diversificato, l'inglese non basta, ed il cinese neppure. Occorre parlare la lingua del vicino, la lingua del cliente. Occorre apprendere ad imparare le lingue. In questo senso, le conoscenze in materia di grammatica e di vocabolario della lingua materna possono essere molto utili per imparare a comunicare con locutori di lingue della stessa famiglia. Le lingue romanze, che siano grandi o piccole, hanno sufficienti somiglianze per ricavare vantaggi da una reciproca collaborazione, e i locutori delle lingue romanze in tutto il mondo sono circa 1 miliardo. Abbiamo più volte riferito che il 6 e 7 giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in tutti i 27 paesi e anche in Italia. Quindi queste consultazioni saranno importanti perché partecipano tutti i cittadini europei. I cittadini dell'Unione Europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, compresi quindi i paesi che sono entrati recentemente nell'Unione Europea come la Bulgaria e la Romania, per poter esercitare, possono votare per esempio i rumeni e i bulgari in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento Europeo, devono presentare istanza al sindaco del comune di residenza per iscriversi in un'apposita lista per queste elezioni europee. Almeno a Taranto e provincia vi sono 1.681 cittadini europei, quindi che avrebbero diritto a votare, residenti a Taranto e provincia, che potrebbero votare il 6 e 7 giugno, almeno con la scheda, con la semplice scheda del Parlamento europeo. Ma finora, almeno a Taranto e provincia, non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale, non ci sono state comunicazioni per invitare questi cittadini comunitari europei a fare domanda per andare a votare il 6 e 7 giugno. La scadenza fissata dal Ministero dell'Interno è fissata, diciamo, per lunedì 9 marzo, quindi dovrebbero presentare questa domanda al comune di residenza. Ed ora, per concludere questa puntata, vi proponiamo un servizio sui fondi strutturali europei che sono nati per ridurre il divario fra le regioni ricche e povere dei paesi aderenti all'Unione Europea. Il servizio, che vedrete fra poco, parla della necessità di semplificare le procedure per poter beneficiare di questi fondi da parte delle piccole e medie imprese. Ecco il servizio. Miros Kelitakis è produttore di rakı, il cuore tradizionale di Creta. Ci troviamo nel villaggio di Arkanes, uno dei più belli dell'isola greca. L'impresa di Miros, che produce 4 tonnellate di liquore all'anno, potrebbe crescere con l'aiuto di un fondo europeo, ma le procedure per ottenerlo gli sembrano troppo complicate.
Ci piacerebbe ricevere dei fondi europei, ma purtroppo sentiamo dire che la burocrazia rende le cose difficili. Pare che sia una procedura molto lunga. L'Unione Europea dovrebbe semplificare le cose per noi giovani, che abbiamo deciso di rimanere nel villaggio e dedicarci alle tradizioni del nostro paese. Να μπορούμε και εμείς να πούμε σε προγράμματα να αναβαθμίσουμε τις επιχειρήσεις μας, τις υπάρχουν. Ad Arkanes ci sono due scuole, una di queste un'elementare, frequentata da 250 alunni. Il 70% del costo dell'edificio è stato finanziato dai fondi europei. Le autorità locali si sono impegnate in prima linea per ottenere gli aiuti di Bruxelles. Il coordinamento tra regione e autorità municipali è stato molto utile per raggiungere l'obiettivo. L'acquisto del terreno e gli studi di impatto ambientale sono stati realizzati dal comune. All'inizio accedere ai fondi era abbastanza difficile, ma grazie agli sforzi di regione e comune li abbiamo ottenuti e il progetto è stato realizzato in 2 anni e mezzo. Per i bambini che vivono ad Arkanes era importante che il progetto si concretizzasse rapidamente ed è quello che è avvenuto. I cittadini di Arkanes confidano che l'ex sindaco del paese Stavros Arnotakis, attualmente deputato europeo, possa impegnarsi sul futuro sviluppo della regione attraverso la promozione di progetti europei. Bruxelles ha sempre applicato regole rigide per l'accesso ai finanziamenti. Per esempio, coloro che hanno ottenuto fondi per 200.000 euro sono stati visionati per i successivi 3 anni. Il parco di Arkanes è finanziato dall'Unione Europea. Andreas Papadourakis, responsabile del parco, conosce bene le procedure per ottenere gli aiuti. Ci troviamo in un teatro dalla capienza di 500 posti, costruito con pietre provenienti dalla regione. Il progetto prevede il rimboschimento della foresta di circa 25 ettari, l'aumento dei controlli per prevenire gli incendi e la cura degli alberi. Il finanziamento dell'Unione Europea era di 400.000 euro. Adesso abbiamo bisogno di altri fondi per ultimare il progetto. Qualche mese fa la Commissione Europea ha proposto alcune modifiche all'articolo 55 sui fondi, di modo da semplificare l'accesso ai finanziamenti. Stavros Arnoutakis si è impegnato per trovare nuove proposte per cambiare l'articolo. Modifichiamo l'articolo 55 perché abbiamo notato molti problemi nei Paesi membri a livello di funzionamento dei progetti a vocazione commerciale. Abbiamo deciso di riformulare questo articolo per rendere le procedure più flessibili e diminuire il fardello burocratico rispetto al passato. Una misura che permetterà di avvicinare l'Europa ai cittadini. Le procedure saranno semplificate per i progetti il cui budget è inferiore al 1 milione di euro. Le istituzioni europee sono d'accordo in modo unanime nel cambiare l'articolo sull'accesso ai fondi. Credo che anche noi, la Commissione e il Consiglio, abbiamo un po' esagerato. Abbiamo fatto una legge molto complicata che di fatto ha creato degli ostacoli per chi vuole beneficiare dei finanziamenti. È salutare che qualcuno decida di cambiare le regole. È un segnale positivo. Alcuni deputati mettono però in guardia su alcuni rischi per il futuro. Ci sentiamo comunque di lanciare un appello ai responsabili delle regioni nel fare attenzione a non esagerare nell'utilizzo di questi fondi. C'è il pericolo che l'infrastruttura pubblica passi sotto il controllo del privato e che ci rimanga. È un processo a lungo termine. Da un lato abbiamo
abbiamo bisogno di investimenti immediati, soprattutto nelle regioni dove l'amministrazione pubblica non ha molte disponibilità economiche. Ma quale sarà il rischio fra 30 anni se continuiamo così? Della riunione di Lisboa. Ultimamente il gruppo socialista al Parlamento europeo ha dedicato una conferenza all'uso dei finanziamenti. Nel corso del dibattito è emerso che per alcuni rappresentanti le misure per semplificare l'accesso ai fondi e il mantenimento dei controlli sono complementari. Per la Commissione le due cose non sono in conflitto, al contrario sono elementi che possono rinforzarsi a vicenda. Pensiamo sia possibile semplificare alcune regole per rendere più facile l'accesso ai fondi, ma al tempo stesso per garantire un alto livello dei progetti dobbiamo mantenere un buon controllo e un'equipe esigente per i finanziamenti. La crisi finanziaria ha dimostrato che l'utilizzo dei fondi può diventare uno strumento efficace per sostenere l'economia. È in questa direzione che la Commissione ha deciso di introdurre nuove misure per i futuri finanziamenti. La Commissione ha appena adottato nuove procedure per semplificare l'intero sistema, per avere finanziamenti anticipati per il prossimo anno. Il piano completo proposto dalla Commissione per la crisi economica deve passare al vaglio del Consiglio e del Parlamento. Nel pacchetto sono contenute molte novità. Speriamo per febbraio che l'intero piano venga approvato. Di fatto, l'articolo 55 è solo un primo passo per il cambiamento. Il messaggio dell'Unione Europea sembra incoraggiante: sostenere le piccole e medie imprese europee nelle regioni in via di sviluppo. I finanziamenti indirizzati ai settori più attivi del mercato possono essere un buon motore per la ripresa economica. Con questo abbiamo concluso questa puntata di Vivere l'Europa. Vi ringraziamo per l'ascolto che avete dedicato ai temi che abbiamo trattato e vi diamo appuntamento per la prossima settimana.